Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, mercoledì 21 novembre. Vediamo i temi fondamentali di giornata. Beh, ieri in serata è successo un piccolo pasticcio parlamentare, perché è stato votato un emendamento al disegno di legge anticorruzione, lo spacca corrotti, come lo chiamano loro, che proprio non va bene al Movimento 5 Stelle. E anche Salvini si è affrettato a dire che non va bene neanche a lui, che la parola del segretario è una sola e che anche se i suoi hanno votato questo emendamento non dovrà passare. E secondo il Fatto Quotidiano, la Lega affossa l'anticorruzione per salvare i suoi sotto processo. Emendamento che sostanzialmente derubrica il reato di Hugh Giorgio di peculato in abuso d'ufficio e aiuterebbe un paio di senatori, direi un paio anche di sottosegretari della Lega. Questo è l'aria pansè del fatto, ma è anche quello che è successo e quello che avverrebbe se dovesse passare questo emendamento, che in realtà ha più un significato simbolico che uno effettivo, perché non passerà mai, visto che Salvini e ovviamente il Movimento 5 Stelle su questa cosa non fanno sconti. Però è un incidente parlamentare importante, dà il senso di come poi alla fine disegno di legge anticorruzione, disegno di legge sicurezza, insomma ognuno la sua acqua al mulino cerca di portarla con una certa difficoltà. Devo anche dire che non si devono molto drammatizzare gli incidenti parlamentari. Oggi i giornali continuano a parlare, i retroscenisti sempre informati di tutto, della possibilità che ci siano delle elezioni anticipate. Può anche darsi, tutto può succedere, a parte che le elezioni anticipate le decide lo scioglimento delle Camere, lo decide il Presidente della Repubblica e non mi sembra che ci abbia intenzione di farlo, ma sostanzialmente in tutti quanti i governi, in tutte le coalizioni, che in Italia non sono mai appunto governi monocolore ma coalizioni, incidenti di questo tipo parlamentari ce ne sono tanti. Quindi agli ascoltatori di questa zuppa, ai nostri commensali dico: se volete godere della caduta di questo governo non godete troppo, se invece i nostri commensali che amano questo governo giallo-verde vi preoccupate che il governo possa cadere, temo sono d'accordo con voi che questo governo non così facilmente cade per un emendamento che passa, anche se denota un certo nervosismo tra maggioranza e opposizione che sono all'interno del governo, una specie di grandissimo risultato che ha ottenuto questo governo giallo-verde di avere tutto il suo interno e che dimostra che dopo la prima luna di miele, ovviamente differenze tra Lega, il Movimento 5 Stelle, che anche un bambino piccolo avrebbe capito durante la campagna elettorale, si stanno manifestando. Bersani fa un'intervista, a me poi alla fine non c'è nulla da fare, Bersani quando mi sta simpatico, ve lo devo confessare, è il PD, quello che volete, adesso qualcuno mi dirà che c'ho la tessera renziana, grazie mille, tra l'altro non è neanche il PD adesso che ci penso, lui è uscito dal PD in quel casino che di sinistra, ma comunque Bersani perché mi sta simpatico? Perché dice una cosa secondo me geniale oggi, e cioè attenti, dice, che questi qua ci porteranno a un nuovo governo, lui è anti, fieramente contro questo governo, e il nuovo governo ci porterà un altro Monti. Grazie Sabrina. Quindi cosa sta? Difendiamo il chinotto, dice Giuseppe, per la trasmissione di ieri sull'assurda sugar tax, hai ragione. Allora, che cosa succede? Succede che Bersani quindi sta dicendo che se cade questo governo, cosa che lui si auspica perché lui lo dà come un dato di fatto, arriverà il governo dei tecnici e un governo alla Monti, mentre alcuni e tanti altri dicono che questo governo non cade proprio perché se no l'alternativa è un governo dei tecnici. Molto interessante anche il fatto che io condivido al 100% con il sinistro Bersani, che non avevo mai fatto sentire un attacco così forte sul reddito di cittadinanza. Serve il lavoro e non il reddito di cittadinanza. Lavoro e povertà sono due cose che si curano differentemente. L'altra questione importante di giornata, oltre al capitolo politico, è lo show di Suburra. Io l'ho visto, mi è molto piaciuto, devo dire, Suburra. È uno dei pochi film italiani, anzi, adesso mi sto guardando tutti i poliziotteschi, quelli degli anni 70, avete presente? Com'è che si chiamava? Quelli di Meo, di Francesco Di Meo, straordinari, con Barbara Boucher, Silvia Coscina, questo attore siciliano che con questi capelli assurdi, cioè, mi divertono molto. Ecco, Suburra e i poliziotteschi sono un po' quello che è successo ieri sulle 8 case di Casa Monica, che sono state sgomberate, una trentina di case Monica, cosa sacrosanta. Oggi Italia Oggi fa un piccolo colonnino, dice: noi siamo duri sempre col sindaco Raggi, anche però sempre in maniera apartitica, come io penso che sia effettivamente Magnaschi, però obiettivamente quando lo Stato si riprende il suo ruolo dopo 30 anni noi siamo ben contenti di applaudire anche alla sindaca Raggi che lo fa. Discorso simile viene da un po' tanti altri giornali, da Bolzoni che dice bene inoltre a presenziare a questa manifestazione.
manifestazione. Io su questo ho, signori miei, qualche dubbio. Si sono presentati come se fossero degli attori di un, come posso dire, di Suburra o di un poliziottesco, prima la Raggi alle 5:30, poi dopo si è presentato Salvini, l'immancabile Salvini alle 7:45 e poi alle 17:45 il Premier Conte, il Premier Conte. Allora io vi dico e mi chiedo, posto che sono contentissimo che l'hanno sgomberata, posto che dovevano sgomberarla da anni, posto che ha fatto bene questa, hanno fatto tutti quanti bene, va bene? Hanno fatto, è tutto perfetto, ma non vi sembra che per sgomberare 8 case dei Casamonica dopo 30 anni siano stati necessari 600 uomini delle forze dell'ordine? Porca puttana, 600 uomini delle forze dell'ordine! Abbiamo avuto sindaco, ministro degli interni e presidente del consiglio a sgomberarle! Sgomberarle! Non ancora distruggere, devono partire stamattina, erano sull'acquedotto Felice. Tra l'altro, come un retroscena, mi sembra oggi su Repubblica evidenzia, la Raggi si è sbrigata perché fra una settimana verranno sgomberate quelle alla Romanina e verranno, anzi, rase al suolo quelle alla Romanina, ma lì lo farà Zingaretti. Quindi, cosa sta succedendo? Io sono contentissimo che l'abbiano fatto, ma allora, vedi, dice Katia, ma se era così facile abbattere le ville abusive di Casamonica, come mai Veltroni, Rutelli, Alemanno, immagino che poi dice non hanno fatto? E non lo so, non lo so, non ti so rispondere perché la legge italiana prevede che anche l'abusivo dell'abusivo, come si vede nel caso della costruzione delle case nei letti del fiume in Sicilia, non sia così facile buttarle giù. Ma io mi chiedo, ma qualcuno di voi non pensa che ci sia stato appunto un film ieri, un set? Vi piacciono quelle immagini del Presidente del Consiglio italiano che sta lì in quella cafonata con le robe d'oro, con le tigri? Vi piace quella foto? Cioè, quella foto riafferma l'esistenza di uno Stato. Il Presidente del Consiglio oggi ha la bocciatura dell'Europa. Il Presidente del Consiglio oggi si deve occupare non soltanto di quelle 8 case, ma del fatto che ce ne siano altre 50.000 in Italia, esattamente in quelle condizioni. Va benissimo, voglio rompere le balle. Io ho avuto questo sapore ieri, va bene? È chiaro che qua la zuppa si permette di fare quello che non si permette di fare da nessun'altra parte. Al villaggio olimpico di Torino devono andare in 200.000. Bravo, bravo, uno di quelli che sta scrivendo. Al villaggio olimpico di Torino, di cui abbiamo discusso a Quarta Repubblica pochi giorni fa, quanti devono andare? Se 600 poliziotti, vigili urbani? Ragazzi! Ma è una roba che mi sembra, cioè io non lo so, non parlo di sobrietà, figurati, io sono la persona meno sobria del mondo, però mi è sembrato un grande, enorme show. Di cose invece, di show che invece non sono piaciuti al giornale e anche a me per la verità, sono quelli delle celebrazioni dei 100 anni della costruzione di Montecitorio e della Vittoria. Perché dice giustamente Giordano Bruno Guerri riguardo al discorso di Fico, presidente della Camera, che ieri ha celebrato i 100 anni della Vittoria, cambiare il passato è un vizio intramontabile, ma anche un vizio totalitario. Sostanzialmente il giornale, ma anche i Fratelli d'Italia, come abbiamo visto ieri con la Meloni, si lamentano del fatto che, per esempio, siano state cancellate dalla nostra storia, drammatica storia, le foibe. Si è stata cancellata, dice il giornale, io non ho sentito tutto il discorso di Fico, i 9 anni di guida del governo del centrodestra, di Berlusconi, che poi è divertente, che Berlusconi ha governato per 20 anni per alcuni e per altri non ha governato neanche un mese. Ma comunque sia, l'idea che la storia raccontata da Fico, soprattutto io direi la storia delle foibe più che quella, si parla lì, cioè, di Berlusconi, insomma, sia stata cancellata. Un sapore acido, dicono, ma veramente si è così impegnato perché sono andate le 600 forze dell'ordine? Non vi va mai niente, soprattutto se lo fa il movimento. Invita pure quello che siede, non lo fa il movimento. Guardate che non l'ha fatto la Raggi, c'era anche Salvini. Sì, no, è vero, l'ha fatto la Raggi. La Raggi è bravissima, la Raggi è bravissima, è straordinaria. Roma è gestita benissimo, qua oggi manco piove, il governo e la città di Roma non è ladra. Nordio, bellissimo oggi sul Messaggero, come sempre ci racconta la vicenda della nave, la ONG di Medici Senza Frontiere, che è stata pizzicata, secondo la procura di Catania, secondo l'accusa, poi vedremo come finirà la vicenda, a smaltire i propri rifiuti come se fossero rifiuti normali, mentre i rifiuti dentro contenevano gli stracci, gli indumenti, la sporcizia e una serie di materiale che poteva essere contaminato da scabbia, TBC, virus dell'AIDS e meningite, addirittura. Questo lo scrivono le relazioni della procura e lo cita Nordio. E sono stati smaltiti come se fossero rifiuti ordinari e non rifiuti speciali, come dovrebbero essere trattati rifiuti che sono stati contaminati. Immagino che dagli ospedali i rifiuti vengano trattati con un canale diverso rispetto al ciclo ordinario. Ma la cosa più divertente di Nordio è che
E ci sono alcune violazioni di legge in Italia che vengono fatte per motivi etici, come il caso di come si chiama il sindaco Lucano, trattasi tutte le violazioni che venivano fatte da queste ONG. E dice, e qui non funziona, perché la differenza tra uno Stato totalitario, anche qui, e uno Stato democratico è che, come possiamo dire, le violazioni delle norme, anche se hanno motivazioni etiche, non sono legittime. Tra l'altro, rispetto al mito di Antigone, racconta oggi riguardo a Lucano Nordio, e quello poi si è fatto, la pena nella grande tragedia greca, poi subiva per aver violato le leggi, e no, mentre Mimmo Lucano qua ci fa l'eroe, il perseguitato, insomma è un po' diverso rispetto alla tragedia greca. In tema economico, quell'altro grande capitolo di giornata, beh, lì ci sono una minchiata che ha detto Giorgetti, che è persona solida, seria, e che oggi Repubblica ricorda essere forse uno dei pochi interlocutori che ancora parla con l'Europa, che ha detto vietiamo le vendite allo scoperto. Non è mai successo sui titoli di Stato, e c'è una norma che prevede effettivamente la possibilità di bloccare le vendite allo scoperto se superano i 46 miliardi. 46 miliardi! Se tu superi una vendita allo scoperto superiore a 46 miliardi, già c'è la possibilità della Banca Centrale Italiana di vendere, di bloccare le vendite allo scoperto, una cosa che ovviamente non è mai avvenuta. Ma riguardo alle vendite allo scoperto in borsa dei titoli bancari, che è la proposta di Giorgetti, è una proposta che serve a nulla se non a certificare, come fece Berlusconi nel 2011, che chiese la medesima cosa, che siamo sull'orlo del precipizio. Sapete perché? Perché la vendita allo scoperto, cioè la vendita di titoli che non si hanno, è una brutta pratica, certamente, non è una di quelle pratiche che uno si immagina creino l'economia reale, ma è una pratica che dimostra una scommessa contro un paese in cui non si crede più. Se questa scommessa non permetti di farla, va benissimo, per un po' probabilmente non permetteremo di farla, ma alla lunga il tappo salta e qualcuno quelle aziende, quei titoli e quelle banche le venderà. È una regola banale della finanza. Mettere un tappo per arginare un fenomeno che si considera transitorio va bene, ma se quel fenomeno non è transitorio, quel tappo prima o poi scoppia. È transitoria la situazione italiana? Beh, io mi auguro di sì, ma visto l'andamento dell'asta del BTP Italia, che è peggiore rispetto a quella del 2012, insomma, qualche timore ce l'ho. Nessuno degli italiani, ne abbiamo scritto e abbiamo visto anche sul sito, ve l'ho fatto vedere, vogliono comprarsi questa roba che è il VTP Italia. Ma se l'Italia non va bene, l'America non sta andando altrettanto, lo vedo nei dati finanziari, non certo nei dati macroeconomici. Grazie a Trump l'economia americana è arrivata alla massima occupazione e c'è una crescita del PIL del 5%. Ma le borse ieri non hanno perso per l'arrivo oggi del verdetto sull'Italia. Le borse ieri hanno perso perché Wall Street, come scrive oggi bene il Sole 24 Ore, i titoli tecnologici hanno perso dai massimi dell'anno. Apple 22%, Google 20%, Facebook 40%. Hanno bruciato 1.000 miliardi di capitalizzazione i titoli tecnologici, due volte il valore della borsa italiana. Cioè l'azienda America, quella tecnologica della Silicon Valley, non sta andando per motivi diversi. L'iPhone che non si vende quanto vorrebbero, ma si vende in maniere incredibili. Google raccoglie meno pubblicità. Facebook per i suoi motivi reputazionali, insomma, quello che sta succedendo sulla borsa americana nei titoli tecnologici è da tenere in grande considerazione. Infine, Serra su Repubblica ritorna sull'affare Burioni, l'arrogante scienziato che ha ragione da vendere sulla necessità di vaccinarsi. Dice Corallo, un iscritto al PD: sei troppo arrogante, puoi avere ragione, ma commenta che Serra, la crisi dell'autorevolezza non dipenderà anche dall'arroganza degli autorevoli, come nel caso Burioni, però Serra commette secondo me un errore, cioè mette nel suo colonnino come e pari a Burioni la posizione di Elena Cattaneo, che dice un'altra cosa, dice che l'agricoltura biologica serve soltanto a chi ci guadagna e che per esempio gli ONG, lo aggiungo io, non lo scrive Serra, non fanno del male. Allora perché la posizione diversa tra Elena Cattaneo e Burioni? Punto primo, Burioni dice una cosa, cioè che i vaccini servono, che grazie al cielo il 95% degli italiani ne è convinta, tranne una piccola percentuale che fa i Novax. Mentre invece la Cattaneo dice una cosa di cui gli italiani non sono convinti, cioè è controintuitiva la
Cattaneo, mentre invece Burioni va nel, come possiamo dire, in quella colonna del 90% degli italiani. La Elena Cattaneo con la scienza si oppone a quello che tutti quanti pensano, cioè le fake news che le ONG fanno e che gli OGM fanno male. Seconda cosa, Burioni c'è un atteggiamento arrogante. La Cattaneo, per chiunque la conosca, è una mite scienziata, senatrice a vita della sinistra, e che basta vederla su un convegno, ne ho anche un piccolo estratto sul mio sito, scrivete Elena Cattaneo, ve lo guardate, parla degli OGM, in cui capirete che di arroganza c'ha zero. Questa è la differenza tra Burioni e Cattaneo, tra una scienziata che fa il suo e un medico che invece vuol fare il capo popolo biologico, una grande bufola, esatto Silvia, è quello che un po' dice la Cattaneo. Direi che per oggi è tutto, oggi pomeriggio arriverà il dato sulla bocciatura scontata che l'Europa farà la manovra italiana e noi dunque ci sentiremo e ci aggiorneremo a più tardi. Ciao!